Eccoci qua, iniziamo con l'allenamento di glutei e addome, anzi addome e glutei. Così si dovrebbe vedere. Allora, iniziamo dalle anche. Quindi iniziamo a fare delle belle circonduzioni in fuori del femore destro. Siamo bene in equilibrio su un piede. E facciamo ruotare bene appunto il femore. Cerchiamo di non poggiare con il piede destro per terra. Così alleniamo meglio l'equilibrio. Pancia in dentro, schiena eretta, ormai lo sapete, ve l'ho ripetuto 12.000 volte, ma come sempre ve lo ripeto ancora. Perché non si sa mai. Ok, adesso andiamo dall'altra parte, l'altra gamba, sinistra. È caduto. Accidenti, che è successo? Eccoci qua, si vede che gli spiriti. Coordinatevi con le braccia, mi raccomando, non state fermi impalettati. Cambio al contrario adesso, quindi apro in fuori e chiudo in dentro. Saliamo sul famoso biomotorino. Musica è un po' basso, un po' alto, non si capisce mai. Metto questi volumi bassi. Cambio di nuovo all'interno dall'altra parte. Ok, adesso andiamo a fare sempre il classico sedere in dentro, sedere in fuori, retroversione del bacino, antiversione del bacino, anche perché sfrutteremo uno di questi movimenti appunto nell'allenamento dei glutei, mentre il movimento opposto lo sfruttiamo invece nell'allenamento dell'addome. Movimento fluido, ampio in entrambi i sensi, cioè non blocchiamolo prima di aver raggiunto la massima, chiamiamola flessione, la massima estensione. Ok, adesso andiamo a toccarci l'esterno delle ginocchia con la mano che sale, andiamo verso l'ascella, ritorniamo su e andiamo dall'altra parte. Sempre fluidi, rilassati, mi raccomando, non siate rigidi. Fate sciogliere bene la colonna. Ok, adesso delle torsioni nel busto, così non lasciamo niente al caso, tenete bene i piedi e imbricati per terra, quindi non scivolate, non lasciateli andare. Praticamente il corpo gira sul piano trasverso. Il piano trasverso è quel piano che divide il corpo in sopra e in sotto, è una sorta di taglio orizzontale della nostra pancia. Per usare il piano centrale trasverso, così vi faccio un po' di nozione, che fa sempre bene. Ok, adesso
Facciamo qualche minuto, sì, qualche minuto, qualche secondo di plank per scaldare un po' tutto il nostro sistema e poi iniziamo con gli addominali. Ricordate il plank, gomiti sotto le spalle, pancia in dentro, petto in fuori, cioè pancia in dentro, schiena dritta, ma mi stavo confondendo, e rimaniamo appunto in ponte. 3, 2, 1, il sedere è all'altezza delle spalle. Ombelico in dentro. Io spero di fare la challenge del plank domenica, che è giorno libero, o domani, in modo tale che almeno sono fresco fresco, perché stare in plank, ragazzi, è noiosissimo, lo so, l'ho fatto apposta, vediamo chi di voi è più temerario. Di sicuro farò schifo io rispetto a voi, ve lo dico. Però ci provo. Spingete bene i gomiti per terra, in modo tale da non cascare verso terra. Ok, riposo. Bene, allora, vediamo un po' il da farsi. Ho detto un 15-15-15 di 3 esercizi, 3 serie. Allora, come incalza questa musica, eh? Per prima cosa partiremo con le ginocchia piegate e i piedi poggiati per terra. Mani dietro la testa, petto in fuori, la zona lombare, ragazzi, già da qua deve essere schiacciata per terra, ok? Quindi la mano non deve entrare sotto la zona bassa della schiena, ok? Il sedere è un pochettino attivo, l'interno, il pub pure, cioè vuol dire che stiamo strizzando. Faremo 15 crunch dove solleveremo solo le spalle a questa altezza. L'addome è sempre tirato in dentro, quando salgo, soffio. Quando inspiro, scendo, sfioro con le mani il terreno e riparto. Il mento è bloccato, cioè non si muove. Quindi la testa non slancio, ok? Non stiamo dando colpi di testa. Il salire è dalla pancia. 15 di questo. Dopodiché solleveremo subito le ginocchia e faremo altri 15 crunch. Quindi crunch chiusi, sempre con l'ombelico in dentro, i gomiti sono larghi e aperti. Gli ultimi 15 crunch sono il crunch inverso. Le mani vanno lungo i fianchi con i palmi poggiati per terra, sollevo il bacino, scendo, sfioro, risalgo e ne facciamo 15. Il concetto è sempre lo stesso: pancia in dentro, forte a sorreggere, zona lombare arricciata in retroversione e non ci facciamo male. Ok? Ci siamo, 3 serie di questo. Quindi, ginocchia piegate. Pancia in dentro, retroversione bacino, mani dietro la testa, gomiti larghi, 3, 2, 1, 1. Soffio e salgo, 2, mento sul petto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Sollevo le ginocchia, crunch chiuso, soffio e salgo, inspiro e scendo. 1, 2, pancia in dentro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, vado bello piano, 9, 10, 11, 12, 13, soffio e salgo, inspiro e scendo, 14, ombelico in dentro, 15, mani lungo i fianchi, stessa posizione, 3, 2, 1, 1, sollevo le ginocchia e scendo piano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, soffio, 10, la testa è poggiata, 11, 12, 13,
14. Ah, 15. Un minuto appena di riposo. Altre due serie così. Anzi, altre due, così erano 4. Ah. Uno potrebbe pensare, ah, abbiamo allenato gli addominali alti e bassi. No. L'addominale è uno, cioè in questo caso il retto, uno. Non esiste alto e basso. È un errore grossolano delle persone che non sanno, ok? Anche quelli addetti ai lavori lo chiamano così ed è sbagliatissimo. Il muscolo 1 è solo che è diviso da alcune guaine e tendine. Capito? I muscoli addominali sono il trasverso, quello che fa la pancia piatta, il retto, quello che fa la flessione del dorso, della colonna, l'obliquo esterno e l'obliquo interno che permettono appunto di andare a piegarsi a sinistra, a destra o a ruotare. Ok, 20 secondi. E ripetiamo, ginocchia piegate, piedi a terra. Poi ginocchia su e poi crunch inverso. Sempre 15, 15, 15. 3, 2, 1. Pancia in dentro, sedere dritto verso il bacino. Soffio e salgo, inspiro e scendo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, non dovete salire tanto con la schiena, 9, solo le spalle si staccano, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sollevo le ginocchia, crunch chiuso, 1, 2, non cambia nulla ragazzi, 3, 4, 5, soffio e salgo, 6, inspiro e scendo, sfioro, 7, 8, 9, 10, 11, 12, panci dentro forte, 13, 14, 15, crunch inverso, 3, 2, 1, 1, sollevo le ginocchia, verso il naso, 2, 3, 4, scendo piano, 5, non mollate completamente quando appoggiate, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non slanciate con le gambe, 12, 13, 14, 15. Ah. Un altro minuto, terza serie e ci siamo. Ricordate sempre di usare la lentezza, mantenere il muscolo sempre sotto tensione, perché se li fate veloci disattivate obbligatoriamente i muscoli e utilizzate altro, e sì, ne fate di più, ma a cosa ci serve? A niente, cioè questi sono movimenti che facciamo magari una volta per rimetterci in piedi, stop, quindi che le facciamo 12.000 di seguito, diciamo che non serve a nulla, ne facciamo di meno ma lenti, allora lavoriamo poi sul rinforzo e sulla resistenza generale, ok? Anche come i piegamenti pure, sì, 200 piegamenti sarebbe bello farli, ma poi nella vita quotidiana quando mai faremo 200 piegamenti? A meno che non camminiamo sottoterra, allora però lì facciamo un altro esercizio diverso. Pronti? Ultime 15, 15, 15. Ginocchia piegate, 3, 2, 1, 1,
soffio e saldo. 2, inspiro e scendo. 3, 4, 5, 6, soffio, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, non slanciate con la testa, 14, 15, sollevo le ginocchia, 3, 2, 1, 1, inspiro e scendo, pancia in dentro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blocco il mento, 10, 11, 12, 13, soffio, quando salgo, 14, 15, le ultime 15, cranci verso i peggiori, 1, 2, 3, 4, non slanciate con i piedi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok ragazzi, ci siamo, abbiamo fatto. E gli addominali sono andati, così il riscaldamento della parte centrale è stato fatto. Adesso vi servono delle cavigliere, quindi nel frattempo che voi le prendete e io me le metto, prendiamo del tempo così ci riposiamo. E andiamo a vedere cosa andiamo a fare. Già a parole ve lo dico, ponte monopodalico, piede su, 3 secondi di isometria in alto, 10 ripetizioni a destra e poi a sinistra. Quindi andiamo già subito nel cuore del problema, andiamo direttamente sul gluteo e lo andiamo a strizzare da subito in isometria, in modo tale che manteniamo il muscolo, come ho fatto nel questionario, sotto tensione. In questo caso una tensione isometrica finale. Isometrica vuol dire che non c'è movimento, ok? Iso vuol dire stesso, metrica vuol dire stessa distanza, stesso accorciamento, chiamiamolo così. Cosa importante, tutta la pianta del piede che sta appoggiata per terra deve spingere dal tallone e dall'alluce, quindi non sollevate la punta in modo tale da non far venire anche i crampi, perché spesso accade questo, che possono venire dei crampi. Allora, ok, io quasi quasi faccio tutto sul duro. Allora ragazzi, guardate, per chi è la prima volta anche, questa è la posizione, diciamo, di posizionamento. Io tengo questo piede a terra, ok? Quindi la pianta del piede sinistro ben poggiata, la gamba destra invece è sollevata per terra. Le mani sono in appoggio comodo sul terreno, io sollevo spingendo su tutta la pianta del piede il bacino e tengo 3 secondi la gamba in isometria. Scendo piano piano, respingo verso l'alto e mantengo di nuovo 3 secondi la posizione. Ok? 10 a destra, 10 a sinistra, un minuto di pausa. Mamma mia, parlare sono un sacco di fatica, io faccio doppia fatica rispetto a voi maledetti. Ok? Potete iniziare col piede sinistro o col piede destro, l'importante è che poi cambiate, ok? Non vi perdete. Io inizio col sinistro. Ricordate sempre l'addome in dentro, come avevo fatto negli addominali per proteggere la schiena e compagnia bella. Anzi, mi metto... no, prima mi metto frontale, vai. Ok, pronti. 10 ripetizioni con 3 secondi di isometria verso l'alto.
piede su verso l'alto, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, sfioro, scendo, su, 1, 2, 3, ricorda tutta la pianta del piede, 3, 1, 2, 3, scendo, 4, 1, 2, 3, scendo, 5, 1, 2, 3, scendo, 6, 1, 2, 3, scendo, 7, 1, 2, 3, scendo, sfioro, 8, 1, 2, 3, scendo, 9, 1, 2, 3, grampetto, vedi, 1, 2, 3, giù, cambio zampetta, gamba destra adesso in appoggio, gamba sinistra in alto, mi raccomando tutta la pianta del piede, spingo, 1, 2, 3, scendo piano, su, 1, 2, 3, scendo piano, 3, 1, 2, 3, scende, siamo a, adesso 4, 1, 2, 3, scendo piano, siamo a 5, 1, 2, 3, scendo piano, su, 6, 1, 2, 3, scendo piano, 7, 1, 2, 3, scendo piano, 8, 1, 2, 3, piano, 9, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, scendo. Ok, e la prima serie è andata. Un minuto. Ah. Se vi sta per venire un crampetto, sciogliete un attimo la gamba velocemente, ok? Ci sta. È l'attenzione, ok? Quindi pensate anche bene di spingere con la pianta del piede e non col tallone, non solo con la punta, non solo con l'esterno, ok? Ah. 30 secondi. Quindici, ci iniziamo a posizionare. Ok, andiamo giù. Quindi, io ho iniziato col piede sinistro, riparto col piede sinistro per terra, piede destro verso l'alto. Allora, altre 10, 3, 2, 1, spingo, 1, 2, 3, scendo, piano, sfioro, su, 1, 2, 3, inspiro e scendo, su, 3, 2, 1, scendo, 4, 1, 2, 3, scendo, 5, 1, 2, 3, scendo, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, strizzate bene il gluteo, 8, 1, 2, 3, scendo, sfioro, 9, 1, 2, 3, scendo, su, 1, 2, 3, poi anche il quadricipite che sta su fa male, gamba destra a terra, gamba sinistra in alto, 3, 2, 1, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, scendo, 3, 3, 2, 1, scendo, inspiro, soffio e salgo, 1, 2, 3, questa era la quarta, adesso 5, 1, 2, 3, siamo a metà, forza ragazze, 1, 2, 3, e anche ragazzi, 6,
1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, ancora, forza, 8, 1, 2, 3, dai, forza, 9, 1, 2, 3, forza, l'ultima, 1, 2, 3, yuhu! Ah, mamma mia. Meno male che l'ho fatto all'inizio. Ah, poi ovviamente questo è un esercizio che devi avere una decente mobilità. Io sono borderline, sono pure un maschietto, quindi è un casino. Quindi mi raccomando, questo dovete approcciarci se avete la catena posteriore abbastanza allungata. Nella posteriore sono i glutei, gli ischio crurali, quindi la parte della coscia posteriore, i polpacci. Oddio, è già passato un minuto. 10 secondi. Le ultime 10, dai. Soffriamo. Piede sinistro appoggiato per terra. Gamba destra in alto. 3, 2, 1. 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, scendo, siamo a, adesso 3, 1, 2, 3, scendo, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, scendo, su, 6, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, scendo, questa è la settima, mi scivolano i piedi, 1, 2, 3, scendo, questa è l'ottava, 9, 1, 2, 3, scendo, l'ultima, 1, 2, 3, gamba destra a terra, gamba sinistra su, e mi scivolano i piedi, maledetti, ancora peggio. 1, 2, 3, via. 1, 2, 3, scendo. Su, 1, 2, 3, scendo. Su, 3, 3, 2, 1, scendo. 4, 1, 2, 3, scendo. Su, 5, 1, 2, 3, scendo, su, 6, 1, 2, 3, scendo, 7, 1, 2, 3, scendo, 8, 1, 2, 3, scendo, forza, 9, 1, 2, 3, scendo, l'ultima, 1, 2, 3, Oh signore, riposate, bevete acqua, oh madonna mia, così nel frattempo disattivo questo e lo riattivo, così non si spegne.